Federica Petagna è di nuovo al centro dell'attenzione, ma questa volta non per il suo passato al Grande Fratello, bensì per una rivelazione scioccante fatta da Giovanni De Rosa, ex tentatore di Temptation Island. In una recente intervista l'uomo ha svelato dettagli sorprendenti sulla vita sentimentale della giovane, mettendo in difficoltà sia Federica che il suo attuale compagno Stefano Tediosi. Secondo quanto dichiarato da Giovanni, Federica e lui avrebbero avuto una frequentazione dopo la fine della sua relazione con Alfonso D'Apice, prima che entrasse nella casa del Grande Fratello. Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l'amicizia. Per me è una persona importante, ha confessato Giovanni. Inoltre ha aggiunto che Stefano non sapeva della loro storia e che durante il loro periodo insieme Federica gli avrebbe detto di non sentire più il suo attuale compagno. Le parole di Giovanni mettono in discussione l'immagine che Federica ha cercato di costruire nella casa e sollevano interrogativi sul suo rapporto con Alfonso D'Apice. L'ex tentatore ha affermato di non credere in una possibile riappacificazione tra i due, suggerendo che l'ingresso di Alfonso potrebbe essere più una strategia che una ricerca di riavvicinamento. Inoltre, secondo Giovanni, Federica avrebbe sempre cercato di nascondere la sua relazione con lui a Stefano, alimentando il mistero che circonda la giovane e lasciando spazio a nuove speculazioni. Con le nuove rivelazioni e l'ingresso di Alfonso nel reality, il prossimo passo di Federica potrebbe essere più complicato del previsto, con possibili sviluppi inaspettati. Come reagiranno i suoi compagni di avventura e come gestirà la produzione del Grande Fratello questa situazione? Solo il tempo. Se queste rivelazioni cambieranno davvero la percezione del pubblico su di lei,